ci siamo, siamo a Roma al Central Park, il tanto atteso evento dell'Accademia Gilmont. Questa sera Miss Gilmont, restate con noi. Con il mio amico Giancarlo del Mr. President e la nostra favolosissima direttrice Annalisa. Ciao, come state innanzitutto? Giancarlo, noi ci ritroviamo, tutto bene? Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Sfilata e serata decisamente meravigliosa. Io adesso con loro vorrei parlare un attimino di nuovo di questa accademia decisamente esclusiva, dove si fanno dei corsi non soltanto per diventare dei parrucchieri, truccatori o semplici ricostruzioni, fare semplici ricostruzioni di mani, ma si diventa veri e propri curatori di immagine. E inoltre vengono fatti dei corsi che fanno, come dicevi l'altra volta, da assist a tutti questi altri. Annalisa, quest'anno settembre, grande anno accademico, ripartiamo alla grandissima. Senz'altro, cominciamo con i corsi di acconciatori. E dico acconciatori perché i parrucchieri per me è abbastanza riduttivo con i nuovi programmi che sono in atto con la regione. Perdona, allora io ho sbagliato, acconciatori, mea culpa perché dopo poi me mena. E ricostruzione unghie e trucco. E sono i corsi che maggiormente noi teniamo dentro l'Accademia. Sono condotti da validi professionisti. E quindi iscrivetevi, tutto il resto bisogna scoprirlo. Tutti gli altri invece, gli altri corsi di economia, matematica? Questo sì, sono dei corsi privati che possiamo comunque intraprendere insieme comunque all'allievo, visto che c'è la possibilità proprio di personalizzare il proprio corso, visto chi ha un'attività che vuole comunque gestire, sapere comunque come gestire un'attività importante, quindi sia dal punto di vista del marketing sia dal punto di vista dell'economia possiamo comunque venire incontro a questi professionisti. Come abbiamo detto l'altra volta, un'accademia a 360 gradi, l'unico modo per rendersi conto è venire e provarla. Grazie Annalisa, in bocca. Grazie a voi. Auguri, grazie Giancarlo. Grazie a voi. E noi ci vediamo alla prossima. Sono qui con la mia amica Antonellina che, come vedete, come mi prende, mi ha modificato da testa ai piedi. C'ho questo meravigliosissimo abito, questa acconciatura a dir poco favolosa e un trucco impeccabile. Antonella, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Merda.
avanti, come si evolve la sfilata? Allora, le ragazze sono state acconciate e pettinate dai ragazzi dell'Accademia, quindi adesso verranno giudicati, c'è una giuria dove verranno proprio dati dei premi ai ragazzi per la migliore acconciatura e il miglior trucco. E per valorizzare tutto questo ci sono degli accessori fatti da Daniela Campolo e i vestiti fatti da me. Accessori meravigliosi. Tutti fatti comunque con materiali di riciclo, quindi anche lei è bravissima, devo dirgli un grazie grandissimo. Senti, Miss Gilmont, terza edizione, cosa vince Miss Gilmont? Miss Gilmont diventerà una modella? Chi lo sa? Antonellina, in questi casi come si dice? Non si vorrebbe dire in TV, noi diciamo lo stesso, mano qui. Merda, merda, merda. Ciao. E prima di dare il primo vincitore, quindi i primi tre, chiamiamo quella che ha seguito le varie presentazioni della sfilata, Giada, un applauso per me. Anche l'abito, e di Antonella. E lo diciamo. Oh, le tre finaliste. Vai, vai, e tutti premono. Chiamiamo anche la stessa Gabriela Torres. Chiamiamo anche Maura, la numero 7. E la numero 8, Valentina. Prego Claudia, Maura e Valentina, col proprio stare si deve vedere più centrale. Io verso il centro della passerella. A costo di andare io a prenderli. Sì, sì, Simone, sono timide, andiamo a prendere insieme al del stylist. Avanti, avanti, avanti. Terzo posto, la numero 8. 8. E quindi quella acconciata da Leslie Arechia. Applauso, 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 si vede il terzo posto. Ce ne vuole. Conosciute poco tempo fa. Secondo posto! E qui mi viene da ridere! Oh, numero 7! Maura Donati! Preparata da Gabriela Torres! Lei ride? Applauso serio alla Maura Donati e a Gabriela Torres! E qui c'è l'applauso, c'era non lo so qualcosa di sicuro! Perché al primo posto, migliore acconciatura del corso 2011 dell'Accademia Gilmont, è lei, la numero 2, Claudia Mintuccia, preparata da Daniele Sacce. Applauso, applauso. Sale, sale, sale. Lo so, ma mi sono emozionato quando vedo... Il tuo nome d'arte ormai è cambiato. Faccio anche...
messo anche benissimo tutte le esperienze che ha fatto con l'Accademia di Gilmont. Lei si chiama Loretta Federzi, Miss Gilmont 2010. Sono pregate di raggiungere la pedana, la numero 12. È pregata di raggiungere la pedana anche la numero 16. Grazie. E la numero 2. Pensate che ho la pelle d'oca anch'io. Perché ho freddo, più che altro. Prego le mani, prego le mani, diciamo le ragazze. Ed eccole qui, le due finaliste di Miss Gilmont 2020. È arrivato, wow! Barbara Streisand. Le ragazze finaliste, prego di voltarsi verso... Finaliste del premio Miss Gilmont 2011 per Accademia Gilmont, col patrocinio di Roma Capitale Assessorata alla Cultura e con l'appoggio di tutti i partner che sono qui presenti, che ringraziamo. E Miss Gilmont 2011 è... Sono emozionato nel dirlo, vincitrice Miss Gilmont 2011, la numero... Miss Gilmont 2011. Guarda la sportività di Michela Lanci, numero 16, che è arrivata seconda. Non è stato semplice, Michela, glielo dico, ma la nostra giuria ha valutato come Claudia Mintuccia vincitrice quest'anno e quindi per tutto il 2011 fino a luglio 2012, Claudia Mintuccia. E prego tutte le ragazze di entrare, di attorniare la Miss Gilmont 2011. Abbracciate tutti i truccatori, tutti quanti, tutta Accademia. Devo fare anch'io una foto con tutte le ragazze, E dopo questa stupenda sfilata, dopo la lezione di Miss Gilmont, vi aspetto all'Accademia per i corsi e ci vediamo alla prossima con Live Television. Ciao a tutti, un bacio.